Buongiorno a tutti, oggi vediamo insieme l'addizione e la sottrazione tra radicali, detta anche somma algebrica tra radicali. Dobbiamo innanzitutto dire che l'addizione e la sottrazione tra radicali è possibile solo quando siamo in presenza di radicali irriducibili simili. Abbiamo già visto che irriducibili significa non ulteriormente semplificabili. Due radicali si dicono invece simili quando hanno lo stesso indice, lo stesso radicando. Solo in questa condizione sarà possibile fare l'addizione o la sottrazione tra radicali. Vediamo adesso alcuni esempi. Primo esempio, 3 radice quinta di 2 e 2 radice quinta di 2. Vediamo che il primo radicale è simile al secondo perché hanno lo stesso indice, che è 5, e lo stesso radicando, 2. Per questo motivo i due radicali sono simili. Secondo esempio, 3 radice di 7 e radice di 7. Nel primo radicale l'indice sottinteso è 2, stessa cosa per il secondo radicale. I due radicali pertanto si dicono simili. Vi faccio subito notare che il coefficiente, o meglio i coefficienti, non ci interessano. Quello che ci interessa per dire se due radicali sono o meno simili sono appunto l'indice e il radicando. Non ci interessano i coefficienti. Passiamo al terzo esempio. Radice terza di 8 e 5 radice di 10. Vediamo che i due radicali hanno indice diverso, qui c'è un 2 sottinteso, pertanto i due radicali non sono simili. Infine, radice terza di 5 e radice terza di 4. Qui invece sono i radicandi ad essere diversi, per cui i due radicali non sono simili. Vediamo adesso altri esempi. 3 radice di 2, che è già ridotto, e radice di 50. Radice di 50 non è irriducibile, quindi lo possiamo ridurre scomponendo in fattori il radicando. Allora 50 è 5 alla seconda per 2. Ora trasportiamo il 5 fuori dal segno di radice ottenendo 5 radice di 2. A questo punto possiamo confrontare i due radicali e vedere che hanno lo stesso radicando e lo stesso indice di radice, pertanto possiamo dire che sono simili. Prossimo esempio, ci sono delle lettere, ma il discorso non cambia. L'indice della radice è lo stesso, il radicando è lo stesso e quindi i due radicali sono simili. Terzo esempio di questa pagina. Vediamo che il primo radicale ha come radicando A alla seconda B, mentre il secondo ha AB. Per questo motivo, essendo i due radicandi diversi, i due radicali non sono simili. Ultimo esempio. Anche qui dobbiamo ridurre. Allora, trasportiamo fuori dal segno di radice la B. Qui abbiamo un indice 2 sottinteso e quindi diventa B alla seconda radice di B. Il secondo invece diventa B radice di B. A questo punto vediamo che i due radicali hanno stesso indice, stessa radice e pertanto sono simili. Possiamo quindi dire che la somma algebrica, che è quindi l'addizione e la sottrazione tra radicali simili, è un radicale simile che ha come coefficiente la somma algebrica dei coefficienti. Rappresentazione forse più chiara, possiamo vedere che cosa? Che 7 volte un certo radicale più 2 volte un radicale simile, cosa farà? 9 volte lo stesso radicale. Stesso discorso con la sottrazione. 4 volte un radicale meno 3 volte un radicale adesso simile farà una volta, qui c'è un 1 sottinteso, lo stesso radicale.
Vediamo adesso alcuni esempi di addizione e sottrazione tra radicali che abbiamo già visto essere simili tra loro. Allora, al primo esempio abbiamo 3 radice quinta di 2 più 2 radice quinta di 2. Allora, in questo caso non ci basta far altro che sommare i due coefficienti, 3 più 2, 5, radice quinta di 2. Secondo esempio, 3 radice di 7 meno radice di 7 è come fare 3 meno 1, ok, qui c'è un 1 sottinteso, che ovviamente fa 2, che cosa? Radice di 7. Terzo esempio, 3 radice di 2 più radice di 50. Qui dobbiamo ricordarci che il radice di 50 non resta scritto radice di 50, ma va scritto come 5 radice di 2, perché devo ridurlo. A questo punto io posso fare la somma tra i due coefficienti e quindi ottenere 3 più 5, 8, che cosa? Radice di 2. Quarto esempio, letterale, non cambia niente, devo semplicemente fare la somma, 4 più 2, 6, che cosa? Radice terza di A. Radice di B alla quinta meno radice di B alla terza, anche qui devo portare fuori quello che si può dalla radice, meno B, eccolo qua, radice di B. A questo punto posso fare la differenza tra i due coefficienti. Che cosa sono i due coefficienti? B alla seconda meno B. Attenzione che qua ci mettiamo una bella parentesi per indicare che poi tutto questo coefficiente va moltiplicato per radice di B. Poi ovviamente per i più scaltri posso anche raccogliere qui un b alla meno 1 che moltiplica la radice di b. Eccolo lì. Ultimo esempio. Abbiamo a radice di 2 più radice di 2, questo è un esempio nuovo. Quali sono i due miei coefficienti? A e 1. A più 1 che moltiplicano che cosa? Radice di 2. Fine. Spero che questa spiegazione sia stata utile. Ci rivediamo alla prossima puntata.